Vabbè. Buonasera dalla storia delle palme, Putano Marco. Leandro Gambino. La regia, direzione tecnica, Minutella Antonio. Il commento quarto uomo, Lauricella Salvatore. Commento tecnico, Lauricella. Manco scavi tutti sti cristiani, comunque. È un 300 ostacoli. Alle ore. Lauricella, ex atleta degli 800 metri. Ex atleta degli 800 metri, ormai ritirato per una grave combustione. Cosa ne pensa della temperatura Sorcetto, di questa gara? Inquadra il Sorcetto. Sorcetto! Non so chi sia. Dai giù, vai giù. Quella forma di topo. Viva Sorcetto, viva Sorcetto. Chi è? No, quella è non è Novicioso. Ma torniamo alla gara, torniamo alla gara. La temperatura è di quelle migliori per un 300 ostacoli. Ci sono 24 gradi. Gara di qualificazione di non so cosa. C'è un po' di buio, ma non fa niente, siamo a Palermo. Gara non è valida per la qualificazione alle Olimpiadi del 2016. Io non ve lo vorrei dire, ma ancora la gente parla. Cioè sarà detto in conferenza stampa di volerci giocare il posto ai mondiali 2013 a Mosca. Purtroppo ecco lo starter chiama gli atleti in posizione. Vediamo Cesaro con la sua camminata da siracussino. Vediamo i tre atleti, ovvero Giuseppe Biondo, sempre del CUS Palermo. Che io Palermo. Non vedo come è vestito. Non lo so. Apposta ci siamo. Eccolo poi qui. Il cussino, Alessandro Cesaro. Alessandro Cesaro. Alessandro, scusate la gaffe di scena. Grande Antonino Di Miceli. Antonino Di Miceli, detto anche nonno. Sarà un 300 ostacoli tutto da vivere. Pronti? Partiamo la telecronaca. Ecco, inizia il 300 ostacoli. Cesaro subito forte. Biondo è impazzito. Biondo la pazzia fatta umana. Lo attacca subito. Cesaro però risponde. Attenzione Di Miceli col decalage. Con Biondo in nonchalance si mette in testa a comandare la gara. Io Cesaro non ci sta. Nonchalance. È una ragazza francese. Cesaro c'è. Comincia a sforzare, Di Miceli poco dietro. Cesaro c'è. Biondo prova il record italiano. Vai Biondo! Cesaro Biondo perché è scatenato. Biondo è scatenato. Cesaro c'è. Biondo la furia umana. Biondo la furia secondo. Biondo 38-29, pazzesco. Facendo il record italiano Biondo. Del record italiano, dico alla regia, devo confermarlo. Forse 0-0, forse 0-0. Attenzione, battuto Fabrizio Mori. Italiano, record italiano, Giuseppe Biondo. Immagina, oh, salve. Puntiamo in macchina fotografa, conosce, perché non me l'aspettavo proprio questo tempo, sono veramente felicissimo. Oh, se c'era io come macchina fotografa, che tutto tempo, sì, ma ultime 20 metri, perché? Vabbè, in record, in auto. Vabbè, sì, certo. Adesso ci sono i campioni italiani, speriamo di fare bene là. È campione del mondo? Il record italiano è abbassato di un secondo. Sì, vabbè, però questa è una gara che non fa nessuno praticamente. La vera gara sono i 400 ostacoli. La modestia quindi dei campioni. Eh sì. Un saluto per la stampa. Ciao a tutti.